L'anoressia è sicuramente una delle forme di problematiche comportamentali più preoccupante. D'altronde, chi si affama perché percepisce il proprio corpo in una maniera distorta rischia serio. Una persona su 10 muore e le altre andranno incontro a problemi articolari, muscolari, scheletrici, metabolici. Per non parlare che con l'anoressia non parliamo semplicemente del non mangiare. Si tratta del rapporto con il cibo, ma anche con gli altri, con se stessi, con il controllo che porta a dipingere le pareti della gabbia in cui ci si intrappola. Peraltro è un problema spesso altamente egosintonico. Significa che la persona non percepisce il suo comportamento come problematico, oppure tende a minimizzarlo, questo anche a fronte di un corpo scheletrico. Come ci si lavora? Ci sono tante psicoterapie, ma naturalmente qui parlo della psicoterapia breve, delle terapie brevi, in particolare della terapia breve strategica di Giorgio Nardone. Difatti, il recente libro L'anoressia giovanile, scritto con Elisa Valteroni, sistematizza il modo di lavorare di questo approccio. Si parla di anoressia giovanile, questo appunto è il titolo del libro, proprio perché si concentra quel testo sulla problematica quando è al suo esordio, comunque nei primi anni, in genere quando la persona è adolescente. E questo, secondo me, riflette l'alta capacità discriminante dell'approccio strategico. Non esiste un'anoressia slegata dalla persona, quindi anche dalla sua età e dai suoi sistemi di riferimento. E il trattamento cambia molto a seconda che ci si stia riferendo a una ragazzina che vive ancora nella sua famiglia o a una donna adulta e autonoma. D'altro, quando si parla di anoressia, è fondamentale agire immediatamente, rapidamente, fin dalle sue battute d'esordio, se possibile. Sia perché più passa il tempo, più diventerà complicato il lavoro, e sia perché più passa il tempo e più il corpo sarà sottoposto a stress fisiologici spesso irreversibili. E nella terapia breve strategica, come ricordano gli autori, il primo obiettivo iniziale sarà proprio quello di andare a interrompere il circolo vizioso che mantiene in vita il problema. Infatti, nell'ottica operativa del modello non si passa dalla ricerca di cause passate o di invischiamenti familiari o conflitti inconsci. Si identificano invece i meccanismi interpersonali, interazionali che mantengono in vita il problema per andare a bloccarli. E a questo punto immaginerai già come il primo incontro sia determinante. Proprio in vista della sua egosintonia servirà per aiutare, indurre, persuadere la persona a seguire quello che le chiederemo di fare, ad affidare a noi, ma anche a condividere la necessità di un coinvolgimento sistemico. Iniziamo quindi questa nuova serie di video dedicati ogni settimana a capire come lavorare con l'anoressia giovanile con la terapia breve strategica.